sei? Io sono US Schulz. Buonasera. Il giallo di stasera si intitola Prove schiaccianti. Un dramma. Nella stanza piena di fumo si stava svolgendo l'ennesimo interrogatorio. Madonna. Wes. Sì. Wes, non capisco, fammi capire. Dimmelo. Tu. Nella ditta dei Wellington eri un operaio perfetto. È vero. Lavoravi 12 ore e 12 ore e dormivi. Ma cosa è successo? E mi hanno licenziato. Ma come licenziato? E mi hanno licenziato. Perché lavoravo 12 ore. Ma coincidevo alle 12 ore e dormivo, allora. Quindi Wes, questo ci fa supporre che lei non è portato per il lavoro. Come? La sera e mezza la mattina voglio un lambretto a lavorare, chi è che non mi porta? E vado da solo io. Sì, andava da solo. Come? Wes, passiamo alle accuse. Sì, passiamo alle accuse. Lei la sera del 13 novembre 1991 è stato visto scaricare un carico di sigarette di contrabbando al Molo 13. Cosa ci dice riguardo a questo? Per quanto riguarda il contrabbando, nulla, perché io sono il violino, per cui... Quale violino? Ma quale violino? A me non me la vengono a raccontare. Ma merce scottante, merce che brucia. Difatti mi sono anche bruciato un dito ora. Per questo, quanto riguarda il Molo 6, io sono andato all'una e due e tre e la gente si è a pescare, ho detto vai, sei! Ora, questa vabbè. Ci sono altre accuse. Lei, Wes, la stessa sera è tornato a casa e ha avuto un litigio con sua moglie Lara. È vero, è vero. Ha litigato con sua moglie Lara. Sì, è vero. Per futili motivi, Wes. Sì? Lei non voleva ridargli i doni del fidanzamento, perché questo? Perché lei mi ha chiesto l'anello di fidanzamento e gliel'ho ridato. Benissimo. Mi ha richiesto la macchina fotografica che mi aveva regalato e gliel'ho ridato. Mi sembra doveroso questo. Ecco, la collana d'oro e gliel'ho ridata. E quindi per quale motivo è successo il litigio? Poi mi ha richiesto il rene, quello glielo potevo dare. Quello no, Quello... Wes, dalla autopsia quella sera lei ha colpito sua moglie Lara con una chiave inglese. Come mai? Come? E un chiave cric e l'ho preso la chiave inglese. Bene. La chiave inglese. E l'inglese chi era? Era Morgan. E Morgan chi è? Una chiave. Di dove? Inglese. E cosa fa? È chiava. Con chi? Con l'inglese. E Morgan? E Morgan guarda. Quindi quella sera ha visto tutto? Chi? I chiava chi? Morgan! Sono se casa chiava Morgan! Giapponese? Giapponese? Inglese. I chiava. Wes, con questa affermazione lei si è tirato la zappa sui piedi. Oh! Ai, ai, ai. Aspetta! La zappa, levamela! Levami la zappa! Wes, una sera, levamela! Wes, si ricomponga! E mi ricompongo, levami la zappa! Ma quale zappa? Oh, mi sono tirato la zappa sui piedi! Voglio dire, ti sei incastrato da solo! Come in casa da solo? Wes, questa volta non la fai, Franca! Non la fai, Franca! L'ho bene fatto l'altro giorno, Franca! Basta così! Ora, non ne posso sentire più! Basta così! Mettilo dentro! Mettilo dentro! L'ho dentro! Basta! Pubblicità! Vai!